Lo stiamo facendo davvero. In questo video analizziamo la fisica della punizione di Roberto Carlos, forse la punizione più famosa della storia, e lo facciamo con un'animazione del tutto inedita, perché ragazzi l'abbiamo realizzata noi di Geopop. Ce l'avete chiesto in tantissimi: dovete assolutamente fare un video sulla punizione di Roberto Carlos contro la Francia. Detto, fatto. Benvenuti in una nuova puntata della serie La scienza del calcio. Oggi parliamo proprio del tiro a giro, rafisico rutiragir, come la chiamerebbe Lorenzo Insigne. Ciao Lore, se ci vedi, batti un colpo. Pronti, pronti, pronti? Vamos! Molti di voi seguono, guardano i nostri video, ma non seguono il canale, non sono iscritti al canale. Ragazzi, a voi non cambia niente. A noi fa un'enorme differenza, perché possiamo portare la qualità dei nostri video ancora più su. Iscrivetevi. Grazie. Roberto Carlos è stato senza dubbio uno dei tiratori di punizioni più micidiali della storia del calcio. Era noto per calciare la palla usando le tre dita esterne del piede, in modo tale da imprimere una rotazione al pallone e aggirare così la barriera. Calciare d'esterno con queste tre dita, le vedi queste tre dita? Sì, ok, l'effetto, tutto quello che va, ma come fa fisicamente un pallone a curvare così tanto? Facciamo partire la nostra animazione. Roberto Carlos prende la rincorsa, bella lunga come suo solito, corre verso il pallone e pam! Cannonata! All'inizio, guardate, il pallone viaggia nella direzione in cui è orientato il tiro, ma dopo un po' il moto rotatorio impresso al pallone comincia a far valere la sua forza. Zoomiamo sul pallone per capire cosa causa concretamente il cosiddetto effetto. Premessa: i fattori da tenere presenti sono due. Il pallone che gira, in questo caso verso sinistra, e l'aria. Sì, l'aria, perché lei è la vera protagonista. Se Roberto Carlos non avesse impresso la rotazione, guardate, sarebbe successo questo. Il pallone sarebbe andato fuori. Semplice. Questo perché? Perché l'aria che scorre intorno al pallone, che non ruota, stiamo analizzando il caso in cui lui avesse calciato per esempio di punta, ecco. Dicevo, l'aria che scorre attorno al pallone scorre con la stessa velocità su entrambi i lati. Per cui le forze a destra e a sinistra sono identiche. Essendo identiche, le pressioni sui due lati sono uguali e quindi la direzione del pallone non cambia, va dritto. Ok? Ma cosa cambia invece se il pallone ruota su se stesso? Ecco, Roberto Carlos ha tirato di esterno sinistro, impartendo al pallone un moto antiorario se visto dall'alto. La rotazione del pallone che effetto ha sull'area circostante ha l'effetto di far ruotare anche lo strato di aria proprio attorno al pallone, che inizia a ruotare nello stesso senso. Vedete? Nel momento in cui il pallone avanza, perché il pallone non è che sta girando su se stesso, ma gira andando avanti, ecco, nel momento in cui il pallone avanza, il pallone stesso viene investito da altra aria. L'aria che passa a sinistra del pallone, guardate, si somma all'aria che gira attorno al pallone, quella che abbiamo visto prima. Vedete le freccette? Ecco, sono nello stesso senso, si sommano. Sommandosi, la velocità dell'aria sulla parte sinistra del pallone aumenta. Al contrario, sulla parte destra del pallone, vedete, le frecce sono opposte, per cui la velocità sul lato destro è inferiore rispetto al lato sinistro. Per cui la velocità dell'aria sul lato destro è inferiore rispetto a quella sul lato sinistro. In fisica, in fluidodinamica, più velocemente scorre l'aria su una superficie, minore sarà la pressione applicata. Risultato che ci sono pressioni diverse a destra e a sinistra del pallone. Pressione minore a sinistra, pressione maggiore a destra. Insomma, c'è una forza che spinge il pallone verso sinistra. Quindi c'è una forza che da destra spinge verso sinistra. E questa è la risultante. E quindi il pallone cambia la traiettoria, gira. C'è questo fantastico effetto. Ragazzi, l'effetto del pallone è una questione di pressioni. Pressioni diverse causate dalla diversa velocità dell'aria a destra e a sinistra del pallone. È lo stesso principio che permette agli aerei di volare, se vogliamo, ovvero la portanza. Ma per quello già
abbiamo fatto un video dedicato, ve lo mettiamo in descrizione e nei commenti. Il fenomeno dietro o tira-gir si chiama effetto Magnus, dal nome del suo scopritore, il fisico tedesco Heinrich Gustav Magnus. In realtà questo fenomeno fisico ha tantissime applicazioni che non riguardano solamente il calcio. Esempi di effetto Magnus sono i colpi di topspin o backspin, a seconda se imprimi una rotazione verso il basso o verso l'alto, sono tipici del tennis o del golf, per esempio. I grandi campioni sanno infatti colpire la palla di taglio in modo tale da impartire la rotazione e di conseguenza un effetto particolare. Nel caso del grande Roberto Carlos, come abbiamo detto, calciare il pallone usando le tre dita esterne gli permetteva di dare alla sfera una traiettoria molto particolare che, unita alla grande potenza con cui calciava, erano delle bombe, lasciava letteralmente di sasso i portieri. E Fabien Barthez, il portiere della Francia, ne sa qualcosa. Mamma mia, che bomba! Cioè, io quando riguardo quella munizione dico belli, anche perché poi è stata registrata anche bene dalle camere, perché c'è proprio quella da dietro, che quindi lo vedi in asse, vedi il pallone che esce, poi a un certo punto bugo. Grande Roberto Carlos. Io ho Winning Eleven con la PlayStation 1, non 2, PlayStation 1. Sempre Roberto Carlo, sempre sulla fascia sinistra, per forza. Amici, grazie per averci seguito in questa puntata della Scienza del Calcio. Io vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!